Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 19ª puntata della serie. Oggi siamo qui con... Ok, Bresciame, ciao a tutti. oggi siamo qui per caricare nuovamente, però le patate stavolta. Vediamo se riusciamo a mettere il carro in una posizione abbastanza decente. Non mi piace, lì c'è la cosa. Ok, così può andare già bene. Apriamo perché non si sa mai. Siamo due piedi, perfetto. Selezioniamo il trattore. Ok, qui servirebbero le forche doppie, sarebbero più maneggevoli con sti pallet grandi, ma fa niente, tanto è farming. Allora, ci usiamo il nostro trattore, il nostro pend, che è perfezione. Ah, torni indietro. Prendo quella Ok. perché pensavo fosse piena. Perfetto. Guarda la potenza. Potenza allo stato puro. No comment. Può dire solo qualcosa di buono, nient'altro. Aiuto che le ribalto. Perché qua in teoria... Eccola! Timo, ti carico la macchina che lavano, La macchina che... non so come si chiama. Sì. Ciao, fatta bene. Macchina che lava. Fermo lì. Carica da qua, vero? Non è che Sì, poi sì. Si faccio perdere qualcosa. carica da lì. Adesso si viene a sapere che non si carica da lì. Paghi tu, No. Ah, oh, che inizia a laggare proprio adesso. Ma perché? Dai. Però hanno mandato il proprio educatore? Boh. Dai che vorrei cercare di mettere, cioè non vorrei fare una puntata tutta a caricare, se possibile. Cos'è che... Oh, adesso saltano anche via da soli, com'è? Così. Così no. Ah, non so se l'ho già detto in qualche... già guardate che è ripartita. Se l'ho già detto in qualche altra puntata, ma comunque... Abbiamo provato la CZ map di Kofi, no, CZ Valley di Kofi, solo che non ci ispira così tanto, per cui non la metteremo nel server. Oh, Non ti ispira, ancora! è tutto fatto in 2D. Allora, adesso ragazzi, perdonatemi, ma io devo rimettere i cosi alti perché sennò non mi faccio l'idea e ogni volta lo perdo, cioè, 3 volte... Ho perso il pallet per la collision invisibile. Ago così bravo a fare le mod. Poteva anche togliercela la collision, no? Ops. Spero lo conti ancora. Ops, di nuovo. In realtà l'avrei già bucato forse dopo quei due colpi. Però fortunatamente è farming. Allora, così non lo caricherò mai. Così sembra già una buona partenza. Ma ci sono i segni delle gomme che sono tipo a 10-15 cm da terra. Vabbè. Dove? In terra. Perché Io le vedo in terra giuste. io abbasso le forche e mi vanno sotto alle tracce. Adesso poi ti faccio vedere. Oh, adesso non voglio rimetterci di nuovo, sì, però non vorrei neanche tirar via la grondaia Simo. Sennò poi gli devo pagare i danni. È come se avessi lavorato gratis. Togliamo gli AD, che ci oscurano solo quella visuale. Mettiamo la visuale qua. Oh. Non laggare adesso, farming. Come non detto. Ok. €390.000, li ho già spesi in niente. Com'è così tanti? Io con il silato che ho fatto. Ah, quelli. 390.000 euro li ho già spesi come niente, ci ho preso un trattore. Due seminatrici per le patate. Un
due berlini, uno per il pettine qui della trebbia E uno e uno per. per la trincia e gli altri due pettini della trincia. Pare di Simo. aver comprato il mondo, eh. Simo, ti devi far sistemare da un ingegnere sta cosa perché non funziona molto bene. Cioè, le patate te le lava ma te le butta tutte in terra. No, merda, ho fatto prima F5. Porco cane. E lo rifai. Ah, che mi danno copyright al video. Il copyright per aver detto No, what? per la musica che c'era sotto. Ah, oh, non è colpa mia, hanno chiamato il telefono, non. No, niente. Aiuto. Ma tanto per così poco, poi ci parliamo sotto, poi. Non era al massimo del. Oh, oggi sto facendo schifo a caricare. Non si sentiva bene, per cui sicuramente no. Cioè, se devo proprio essere così sfortunato che in 10 secondi, no, neanche 2-3 secondi mi danno il copyright. Guarda. Là. In effetti il biroccino era più maneggevole. Sali. E non laggare possibilmente. Dove ho piantato? No. Ecco. Fatti vedere i due questi. Eh sì, ragazzi, vi devo ancora per vedere gli acquisti che ho fatto nella scorsa. No! Puntata. Dovevi vedere cosa stavo combinando. Dopo averli messi. Qualcosa di pericoloso. Dopo averli messi li stavo già buttando giù. Oh. Un quarto d'ora per metterne due e li stavo proprio buttando giù, mi sembra giusto. Allora, spingiamo in là questo. Frena, frena! Oh. Lo spingo da una parte e va troppo di qua, lo spingo dall'altra e va troppo di là, mettiti d'accordo, no? Dai, ancora! Ah, io ci rinuncio. Ricarico gli altri e poi si vedrà. Quanti ce n'è? 1, 2, 3, 4, 5 ancora? Oh, sembra di sì. Tira su, grazie. Così. No, no, no. L'ho rischiata. Invece che schiacciare il. Cos'è? RB, penso. Ho schiacciato quello per andare indietro. Ecco ora. Oh, ma. Oggi non ingrano proprio. O sbaglio a schiacciare i tasti. Poi l'altro giorno dicevo a te, Daniele. Cosa? Che l'altro giorno scendevi ti dicevo. Non sai. Ah, sono sceso per la prima volta dal trattore inconsapevolmente. Un secondo che vado alla ricerca del telefono perduto. Sì. Ok. Più o meno, dai. Oh. Cioè, c'è andata di lusso. Si è infilata dentro i due buchi lì. Sì, l'altra volta non ho fatto. Cioè, non so se ci ho messo così tanto, ma mi sa che ho fatto meno fatica. Magari ci ho messo lo stesso tempo, ma sembrava di aver fatto più bel lavoro a caricarlo col. Col cosino là. Ok, beh, si può prendere anche di qua, per cui è una buona cosa, dai. Non va più indietro. Pensavo di essere rimasto a secco. Conoscendomi, non era neanche una cosa tanto rara. Allora, tira su. Qua così. Ecco qua, adesso sarà un casino. Allora, mettiamoci per così, poi giriamo tutto. Alla fine, poi giriamo tutto di là. Sì, l'ho messo in un posto proprio che mi conviene spingere quell'altro di là, forse. No, no, così ce la faccio. Se forse avessi dato
un po' più disterzata in là. Ok. No, neanche ancora. Ci vorrebbe il telescopico qua, che si gira in 1 metro. Il telescopico o Il il... biroccino, cammino. Anche, ma quello lì è troppo piccolo. Si incastra dappertutto, fai fatica. Salire sulle rampe perché è piccolo. Ok. Ma io sono qui a fare tanti trasporti col carrellone da randazzo. Quando... Non è a caso, un carrellone mega gigante. Sì, mi sa che d'ora in poi, Simo, per le patate te le vengo a prendere col carrellone grande. Sai che non ci pensavo. Arrivo. No, no, non portarmelo su. Oramai è tardi, me ne manco. Frena che. Saluta. Non ci pensavo più io che ho il carrellone mega gigante. Ok, vediamo un po'. Piano. Te ne resterà uno qua a vita, ma. No, sì, no, sì, no. Mi devo decidere in effetti. Vabbè. No, Beh, un oro così. parti sulla forza, scusa. Appunto, ma stavo pensando se portare via anche quello là che sta facendo. No. Non è che già ci sei, mi tireresti avanti di 1 metro carro. Grazie. Hai che mani pericolose, vero? No, possibilmente senza ribaltare niente, fare niente. Tiralo solo avanti di 1 metro. Ancora un po', ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Vai, tira avanti. Boh, così. Tieniti attaccato un attimo che li spingo avanti. Poi, poi, no, fermo! Guardali lì tutti impennati. Ma No, quello di qui non è tanto su, eh. quasi quasi io ce li metto così. Quasi quasi io ti direi di dargli una botterella a questo qua. Arrivo. No, No, mi ha no, che incastrato fai? nelle forche. Ora che lo tira fuori di qua. Ah no, non si è incastrato, scherzavo. Sì, va bene. Sorry. Ehi, sfaticato! Dov'è Simo? Sfaticato riccone! Non fa niente, Derico! Io faccio tutto e sono povero! Anch'io faccio un po' di tutto, aspetta. Che c'ho una visuale qua che fa schifo, frena. Vuoi dire che l'ho preso nei buchi? Ma tu ce l'hai il dolly? Sì. Perché? No, niente, era una domanda. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Oh, l'uraminatore della Cron per sanguina la paglia, lo ma dai, quella brutta bestia! Sì, si attacco l'1.50. Ora sai che se ci attacchi il 6.50 è il ranghinatore che tira dietro il trattore. Io con quell'altro lo 50, Ma figo. attaccaci l'Oxerion! Ma va, ma ci metti sotto il 2.10, va bene. Da far tanti problemi. D'altronde, il Deus a Deus. Mica metto a confronto dei Clash. Ci metti sotto 7.24, va bene lo stesso. Va bene. Ah, per me sì. Mettici No. sotto Per me no. 6R. La rischio ancora con i pesi nelle ruote o no? Dai, rischiala. All'acqua qua. Sei qua vicino? No, peccato. Guardate che oddio. Ok, tiriamo Guardate che arrivo sull'ultimo. allora a fartelo vedere. Tiriamo su Bello. questo. Frena! Aiuto, stavo per buttarli giù tutti, fare filotto. Ma perché deve laggare proprio quando devo caricare? Oh. No, ma dai! L'avevo messo dritto, se l'ha riportato indietro. No! Cosa? No, ho tirato una lagata, si è bagata la zavarra! Ho
la zavorra da una parte e sulle pometo dall'altra. No, cavolo, Non c'è anche mette di bomba qua, eh. patata. Che zavorra hai più su quello? No, ma perché? Perché sto bug? Perché? Non c'ero neanche co contro. Ho tirato giù un bancale. Sì, adesso si ribalta anche, magari. No, ne. Ci voglio io per farlo ribaltare. Ma vai, quel La paese. foto durando. Tanto sto usando il vento, è ovvio che capotti tutto. Ci sto mettendo una punta. Qu quant'è che? Allora, sono 15 minuti e 48 secondi che sto a tirare su bancali. Io voglio Vieni a fare carico. 1000 euro a minuto, dai. Facciamo 1000 euro a minuto, vediamo quanto. Ah, sì. Rimo, caricaglielo tu, va. Conviene. No, comunque i pallet di Daniele li vengo a prendere con randazzo, ma questi qua mai più. Cioè, due volte che vengo, due volte che giammino. Vengo con quello grande, glieli butto su. Chi si è visto, si è visto. Guarda. Ma li prendo da Li perderai sotto. lo stesso, però, vabbè. Perderli tanto li perde anche il randazzo, eh. Non si bloccano nel randazzo. Ma poi lagga, lagga. È per quello anche che faccio i danni. Un po' insopportabile, ma non puoi laggare di continuo, farming. Su, mettiti nei miei panni. Di un disperato Vuoi solo lavoratore. me che sto cercando di fare la ronda nel senso giusto? In terza dopo mezz'ora ho pinga 40? Ma poi vedrai dal video, ma io davvero ogni volta non riesco a non laggare stasera. Cioè, sono qui ogni minuto 10 secondi laggo. Sempre quando ho qualcosa nel. Guarda, toh, laggato. Voi ragazzi lo vedete. Mega laggatona. Mi sono impapinato contro il muro. Quindi si Chi è che acqua. c'ho qua? Ah, Simo. Perfetto. Guarda che copie c'è qua. Cosa 2,10 e 2,50? Magari avere anche a 2,10. Ah, 130. Aiuto, che mi tiro giù anche l'altro. Merda, ripetata la zavorra, fanculo. Di nuovo. Ah, dai, anche ste visuali però. No! Dai, ma non si può. No, sono passato sopra la botte. L'avevo messo. Hai visto, Simo, cosa ho combinato? No. Aiuto. L'avevo messo su, faccio retromarcia per sganciarlo. Le forche me lo portano ancora via. Io Ma non si può capire. ho una puntata per caricare pallet, l'altra per fare i 10 all'ora e venderla. Tu hai puntato a caricare pallet. Sì, la scorsa, ma tutta questa anche. Oh, da dai, che volevo far vedere anche i nuovi acquisti, ma non li farò mai più vedere. Cioè, vado avanti così. Cioè, guarda, ho spurcato il fan da fare avanti e indietro in un piazzale di ghiaia, cemento. Ah, ma io avevo capito che avevi preso delle pinze. Cosa? Che pinze? Quindi non che avessi speso 180.000 euro. Ma con chi stai parlando, scusa? Con te. Io ho capito che avevi preso delle pinze. Ok, sì, ma. Aspetta. Mi sa che io a fare retromarcia sono un po' handicappato. Aspetta che ho lasciato le pedane giù. Guarda, quanto c'è ancora da poter tirare su? Cos'è? Ah, Daniele, io ho comprato il trattore e tutte le forche. Oddio, no, sto laggando per strada. Chi è il buon. Niente. Già arrivando. La buona persona che ha voglia di fare un trasporto per conto mio, perché io se no lo so già che li butto in terra tutti. Tranne quello che ho nelle forche, forse. No, aspetta, non voglio modificare le forche, stai calmo. Voglio modificarmi questo, oh, così.
Occhio per la strada, che io non mi Perché l'hai fermo più. messo? Parli con me. Perché l'hai messo il carro? Sto andando giù io. Ah, allora aspetta che c'è il trattore in mezzo alla strada. Togli, togli, che io non riesco più a frenare qua. No, scherzavo. Però toglielo lo stesso. Non mi passare di fianco, buttati dentro un campo per piacere, che... Bravo. Sennò io... Qua... Già sono largo 6 metri. Ok, dai, che forse riusciamo a venderle tutte, mamma mia. A parte che poi sarà un po' più largo, ma non penso che sia di così tanto più... Eh beh, in effetti, no, però quello da camion è molto più largo. Occhio. Frena. Mettiamo anche la freccina. Fatevi soldi, eh. 8637. Ah, che liberazione. Ora? La madoi. Fatto su 8537.000 si è fatto su, poco meno di 7.000. Eh no, che liga. 714, 21.000. Gli devi chiedere più soldi. No, dai. Sì, vabbè, se ci metto tanto come quanto questo carro, sì, magari. Come se scarica qua? Qua, cabina. E cosa c'è, Simo? Annaffada. Ti ci devi mettere vicino? Sì. Ti devi mettere vicino. Vicino. Aspetta che arrivo. Cosa, ma devi salire sul trattore che devi fare il rifornimento, Simo. Ma no, ma devi rifornire le patate. Non è Ah, che ne hai caricati 100.000 litri, adesso. no. 3.200. Mi... Ma sì, ma gliene vanno dentro 300. Davo, faccio la quella lì. Oh, venga da me che ho solo 170 litri col titivone. Oh, ma una volta si ricaricava sta cosa. Ma adesso non si ricarica più, cos'è, sciopero? Mezzi pubblici. No, no, va. Guarda qua, danni. Io l'altra volta c'ero riuscito per il rotto della cuffia che mi prendeva il trigger di 1 mm. Con le patate, Ah, ma questo qui è Daniele. chi mi avresti preso, scusa? Oh, guarda che te l'avevo già caricato io. Partiamo. Vorrei anche sapere dov'è il trigger. Che ci guardo. Sta qui più o meno, qui, ecco. Ah, ma è quello... Mi, è un po' più piccolo. Bimbo? Mi ci devo mettere per lato, così, ecco, così. Ma non funziona. Ma non è che è trattore, no? All'acqua la sono ricaricata prima. Ma non è qui, scusa. Dov'è Me qui, la sono qui. ruota? In uno c'è acqua. In questo c'è acqua. E qui... no, questo c'è acqua. Oddio, come sono montato. Io con quelle linee qui ci capisco poco bene. Il trigger è qua. Questo qua. Ma poi c'è il sound della botte che continua a caricare qualcosa.
Sì, ma ci dovresti girare per così, poi ci giri di qua. Ecco, vieni avanti, gira secco. Mamma mia. Boh, se non va così, non lo so. Oh, guardate qua già il fan. Cioè, sono riuscito anche a sporcare le forche di caricare palle. Cioè, è una cosa normale, no? Adesso ci Ma laviamo io vado avanti tutto. io, eh. Ancora sto sound della segheria. Mi farà esaurire un giorno. Vediamo di fare un'altra manovrina fatta. Sì, ciao. Fatta abbastanza bene. Qui me l'hanno buttato giù apposta per me per farci passare le forche. E poi chiudiamo la puntata. Iniziamo già. Benvenuto. Due puntate a trasportare banconote. Cosa hai con l'8.250? 28. Dimo me l'hai passato i miei miseri 1000 euro. Sì. Grazie. Magari riesco a ripagarmi i soldi della pulizia dei mezzi. Del gasolio, forse. Ok, Non qui. esageriamo. Per combinare, No, vabbè, ma sono soldi abbastanza. No, non dico che sono soldi facili, ma comunque sono soldi abbastanza facili. Ok, ragazzi, io vi aspetta un ringrazio. attimo. È lo finale, aspetta. Va bene. Qua comunque ci sono i due nuovi acquisti. Dai, Timo, che siamo a mezz'ora di puntata. È un attimo, troppo per cominci, capito? Ah, ok, ma perché cos'è che c'è da fare? L'accoppiata, vediamo un attimo, faccio vedere l'accoppiata. Ah, va bene. Vale l'Arion? No. Ah, ma devi comprare qualcosa ancora. Aspetta, oddio, io voi come vedi? comprate, 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 io sto avendo nostalgia di comprare, eh. Che compro, eh? Compri? No, Compri. Cosa no? no. Non compro niente, sto vedendo. Poi sto Oh, io tutto. devo passare i soldi a Simo, quant'è che erano? Chi se lo ricorda? Euro 8 e 6, 15 e 3. 7.000. E ci sto rimettendo. Ho rimesso 300 euro. Dai, sta copiata. Andiamo a vedere Daniele intanto cosa fa. Ragazzi, oggi, beh, forse riesco a tirare un'ora di puntata. Se mi metto di impegno. La mezz'ora l'abbiamo già superata come minimo. No, abbiamo ancora 56 secondi di buono. Allora, me lo dicevi, scusa. Te li facevo io i trasporti. Ma te l'ho detto, sto facendo rave tranquillo, cioè. Quant'è che vuoi? E oramai la metà li ho fatti. Vabbè, tuo trattore, tuo tutto, facciamo. Dov'è che te lo devo portare? Bella domanda. In farma. Aspetta, Va bene, facciamo un fermati, vada. 3000? Ah, è qua, Simo. 21.000. No, 3000. Guarda qua, i Oh, madonna, deuzzi. per portarmelo in fama. Vabbè, facciamo due, dai. Oh, madonna, 2.000. Sì. Non vale neanche un carro. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione.
Dan. Devo all'esame. Buone. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.